Giovanni Antonio Bazzi, conosciuto da tutti col nome Sodoma, ma anche col nome di Mattaccio, è stato un pittore molto interessante, un pittore che non si può catalogare né come rinascimentale né come manierista, perché ha avuto un carattere proteiforme, un ingegno davvero superiore rispetto ad altri artefici dell'epoca. Già per cominciare lui nacque a Vercelli, non a Vergelle, come vollero i senesi per accaparrarsi anche la sua nascita, il suo luogo di nascita. Lui nacque a Vercelli e quindi cominciò l'apprendistato presso Giovanni Martino Spanzotti, che era un pittore ancora tardogotico, un pittore che sicuramente aveva avuto dei legami con Padova, anche con la Lombardia, quindi tutto quanto il clima squarcionesco e foppesco si risente nella pittura di Spanzotti. E poi lì in Piemonte c'erano altri artisti di valore, penso anche a Defendente Ferrari, che è stato un altro allievo di Spanzotti, così come il Sodoma. Comunque, Giovanni Antonio Bazzi, finito il suo contratto con Martino Spanzotti, partì per Siena. Qui cominciano a nascere dei problemi, perché taluni hanno voluto spostare il suo soggiorno senese dopo un ipotetico soggiorno romano, e questo è alquanto dubbio, perché in tal modo si andrebbero a togliere al Sodoma delle opere molto importanti come le Crocefissioni, e penso a quegli stendardi, quella sia di Montalcino e anche quella nella Pinacoteca di Siena, che oggi gli sono state depennate dal corpus filologico, ma questo è un grave errore perché sono autentiche. E così come anche l'allegoria della fama, l'allegoria dell'amore celeste, la carità oggi distrutta. Allora, per comprendere bene il Sodoma dobbiamo capire, no, che lui arrivò a Siena nei primissimi anni del 1500 e lì portò una linfa vitale al clima un po' retro che c'era e che si respirava. Basti pensare anche che tutta la cultura figurativa del Cinquecento senese è erede del Sodoma, fa i conti col Sodoma. Lo stesso Beccafumi, che è stato considerato da Vasari il contraltare, l'egregio, il pittore virtuoso, il pittore morale, no? Vasari odiava il Sodoma. Quindi tutta la pittura senese ha risentito del Sodoma. Il Sodoma è giunto a Siena e ha portato la novità, ma una novità davvero piena di influenze. La teoria delle influenze di Cavalcaselli con Sodoma trova proprio il suo massimo gaudio, perché il nostro Sodoma ha cominciato quindi da una cultura, come abbiamo detto, vercellese, piemontese, poi è stato sempre al seguito di Spanzotti, si pensa anche in Lombardia, quindi Bramantino, Bramante, questi pittori. Poi, come abbiamo detto, è arrivato a Siena, è andato anche sicuramente in Umbria perché ha nelle prime opere dei connotati peruggineschi. Poi arriva a Roma e a Roma c'è Raffaello. La pittura del Sodoma e del Raffaello nella stanza della segnatura è stata molto dibattuta dagli studiosi. Infatti Vasari ci dice che prima il Papa aveva incaricato Sodoma della decorazione di questa stanza. Poi, vista la bravura di Raffaello, Sodoma perse sia l'appalto, ma gli vennero pure buttate giù tutte quante le opere. E questo è falso, perché il Sodoma incominciò dal soffitto, fece l'ottagono con i puttini mantegnesco, perché riprende da Mantova e si vede che è tipico quel soffitto così con gli angioletti e poi lo stemma al centro. Poi ha fatto la decorazione a grottesche,
quella a fondo oro, che sia a fresco ma anche a secco, perché ci stanno delle pennellate di biacca sopra. Sempre del sodo, ma sono i rettangoli con le grisaille. Il sodo forse aveva fatto le scene nei quadrati, anche nei tondi, forse quelle dei tondi sono state buttate giù, ma davvero è difficile sostenere la teoria del Vasari. E i due si sono armonizzati, Raffaello e Sodoma. E adesso qui siamo nel 1508, e è giusto credere a questa data, tra l'8 e il 9, il suo soggiorno a Subiaco, perché Subiaco è davvero il punto interrogativo del cammino del Sodoma. Innanzitutto io nel mio libro, nella prima edizione della monografia sul Sodoma, ho ritenuto dubbi, seguendo questi affreschi, seguendo l'ipotesi del Kust, altro massimo esperto del Sodoma, che li segnava tra gli attribuiti, tra le vetture incerte. Ultimamente sono stati affidati al Sodoma. Io credo che non tutto sia del Sodoma, anzi la maggior parte sia di un allievo, che potrebbe essere quel Vincenzo Tamagni, che già a Monte Oliveto, perché Sodoma prima di giungere a Roma già era erede e stanco dei cicli d'affreschi, sia prima quelli di Sant'Anna in Camprena e poi dopo quelli di Monte Oliveto. Nei documenti archivistici relativi agli affreschi di Monte Oliveto è nominato un certo Vincenzio e anche un Melchiorre. Melchiorre dovrebbe essere stato un garzone, un pestacolori. Invece questo Vincenzio sicuramente aveva un peso diverso. Quindi quegli affreschi di Subiaco, allora, sicuramente partono da un'impostazione sodomesca, e si sente anche molto l'influsso lombardo, anche memori di Pietro da Cemmo. Però poi l'esecuzione, a parte talune figure rare, l'esecuzione è totalmente di allievi, quindi potrebbe essere, ripeto, questo Vincenzo Tamagni. Cosa dire delle pietà? Le pietà su tavola, ecco, quelle le hanno messe, le hanno catalogate come opere giovanili. Sicuramente non sono di quel primissimo ipotetico periodo romano, perché il Sodoma arriva a Roma nel 1508, anche la stessa citazione del 1507, quello dei Vercelli che va a Roma, sempre a Monte Oliveto, questa citazione, non si riferisce a Sodoma, perché Sodoma veniva chiamato Gioan Antonio il Depentore, mai quello dei Vercelli. Potrebbe essere quello dei Vercelli un monaco, visto che poi all'interno dei documenti olivetani è citato un monaco di Vercelli. Quindi il Sodoma arriva a Roma nell'8. Queste opere, di cui due si trovano ancora a Roma, queste pietà, una nella collezione Patrizi di Montoro e l'altra in una collezione privata, ebbene queste due opere potrebbero quindi legarsi al 1509, perché successivamente altra opera, che questa è la più vicina a queste due pietà, è la Deposizione Cinuzzi, quella grande opera che ebbe le lodi anche di Annibale Carracci. Il Cristo per esempio ha la stessa posizione e anche la stessa delicatezza, ma si vede proprio nel passaggio tra la prima pietà, quella in collezione privata, la seconda, quella Patrizi di Montore, poi la Deposizione Cinuzzi, si vede un passaggio e anche un miglioramento nell'anatomia. La prima è più rigida, la seconda già manifesta dei miglioramenti, e poi la grande Deposizione è un capolavoro assoluto. Ce n'è un'altra più piccola, tagliata, che io in questo volume, nel volume monografico sul Sodoma, ho affidato forse ipoteticamente a Riccio. Potrebbe essere del Riccio, potrebbe anche essere però del Sodoma, ma con parecchi interventi di restauro, perché non mi sembra così perfetta. Ecco, il compianto sul Cristo morto, anche quella è un'opera giovanile, quella però è giustamente da legarsi al periodo di Sant'Anna in Camprena. Ma poi ce ne sono talmente tante altre che la critica ultimamente ha un po' sottovalutato, e penso anche a tutte quante le tavole allegoriche, penso alle Tre Parche, quelle sono opere un po' più tarde, le Tre Parche che si trovano nella, oggi Palazzo Barberini, Galleria Nazionale d'Arte Antica. Le Tre Parche che si devono legare, come io già ho scritto e pubblicato, con la Venere di Casa Ciani, che
ha interpretato davvero in maniera egregia il professor Rossi in un libro intitolato Il fuoco di Prometeo. Sul Sodoma, ecco, ad esempio, grave è l'assenza di studi iconologici, iconografici ed iconologici. L'alchimia era molto importante all'epoca e considerata. In più il Sodoma, nei beni alla sua morte, nel catalogo, nell'inventario dei beni, è stato trovato un libro di necromanzia. Quindi lui era attento a questo genere di cultura che all'epoca, con il neoplatonismo e anche successivamente, aveva peso. Quindi tanta parte della sua produzione è influenzata da questo linguaggio crittografico e allegorico.